Nuovi risvolti nell'operazione Nuova Linea, infiltrazioni del clan nelle stanze del municipio di Scilla. Anche il sindaco Ciccone è indagato per scambio elettorale, ai domiciliari il consigliere comunale Gigi Paladino. Depositata in consiglio regionale una proposta di legge per istituire l'organismo. È in arrivo l'osservatorio sui luoghi di lavoro. Questa mattina cerimonia di cambio di comando all'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Roccella Ionica, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Il saluto del comandante Tommaso D'Arpinio, che andrà a ricoprire un nuovo prestigioso incarico. Locri, il vincitore del concorso bandito nel 2016, pare avesse accettato l'incarico. Ospedale, c'è un caso ortopedia primario. Convinto a rinunciare? Voci su cui indagano i carabinieri, il reparto ha solo 4 medici. Pivongi, consiglio comunale straordinario per affido incomodato del campo sportivo a Metro City e altri punti. In apertura della seduta il sindaco ha espresso solidarietà alla vice sindaco per gli attacchi subiti sui social. Si sono conclusi i festeggiamenti in onore della patrona della città, Maria Santissima di Porto Salvo. La città di Siderno ha confermato il suo grande attaccamento e la sua devozione con una grande partecipazione di fedeli. Presente il vescovo Monsignor Francesco Oliva, che ha celebrato con tutto il clero cittadino la funzione religiosa. Bentrovati, giornale di Telemia. Torniamo all'operazione di ieri, Nuova Linea, che ha visto coinvolto anche il sindaco di Scilla, Ciccone. Infiltrazione del clan nelle stanze del comune. Indagato pure il consigliere comunale Gigi Paladino. Ascoltiamo per altri particolari il servizio di Maria Teresa Griniti. Emergono nuovi dettagli dell'operazione Nuova Linea scattata all'alba di ieri nel Reggino. Un ennesimo colpo al cuore inferto dalla Procura Antimafia e dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria contro i capi e i gregari del clan. Il ventaglio di accuse comprende a vario titolo associazioni di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto d'armi da fuoco. L'operazione Nuova Linea, sulla scia delle operazioni Cirano, Alba di Scilla e Lampetra, confermano le mani dell'Andrangheta sul Scilla, perla del Tirreno, dove i clan si erano infiltrati anche nelle stanze del municipio. Il sindaco Pasqualino Ciccone, infatti, è indagato per scambio elettorale politico-mafioso, ai domiciliari, invece, il consigliere comunale Gigi Paladino. Paladino è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre il sindaco Ciccone, detto Treculi, come viene indicato nelle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'indagine, l'ipotesi di reato contestata è quella di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, Paladino, in occasione delle amministrative del 2020, sarebbe stato sostenuto dal boss Giuseppe Fulco, 51 anni, nipote del defunto Giuseppe Nasone, indicato come il capo storico dell'omonimo gruppo criminale. Giuseppe Fulco è la figura centrale delle indagini. Secondo il pool antimafia, appena ritrovata la libertà nel novembre del 2018, dopo quasi 2 decenni vissuti in galera e nonostante fosse limitato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, Fulco avrebbe assunto il ruolo direttivo ai vertici della Nasone Gaglietti, una posizione apicale forte anche dalla benedizione della potente cosca Alvaro di Sinopoli e dando così vita ad una nuova linea negli assetti criminali a Scilla. Appalti o fornitori di pesce spada che fossero non cambiava granché, bastava seguire il Vangelo del boss. A Scilla, si legge nelle intercettazioni, si fa quello che dico io, quando lo dico io e come cazzo voglio io. Oppure, facendo la voce grossa, forse non hai capito, le regole erano chiare per tutti. Anche per vendere il pesce spada a Scilla dovevano rivolgersi a Giuseppe Fulco, perché, si legge ancora nelle intercettazioni, qua avete confuso, qua siamo, forestieri siete voi, noi siamo i paesani.
I carabinieri del gruppo di Gioia Tauro hanno denunciato 12 persone residenti nei comuni di Giffone e Molocchio per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sarebbero circa 120.000 euro i contributi illecitamente percepiti dal 2019 ad oggi, accertati nel corso delle attività di indagine poste in essere dai militari finalizzate a riscontrare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Andiamo ad un'altra operazione, beni per un valore complessivo stimato in circa 1,8 milioni di euro. Sono stati confiscati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e da personale dello SCICO con il coordinamento della DDA Regina ad un imprenditore romano operante nel settore dei giochi e delle scommesse online. La figura criminale del destinatario del provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria era emersa nell'ambito dell'operazione Galassi, condotta dalla Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria. Depositata in Consiglio regionale una proposta di legge per istituire l'organismo quale l'Osservatorio sui luoghi di lavoro. Ascoltiamo. Istituire l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro è l'obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale dal Presidente dell'Assemblea Filippo Mancuso. L'organismo, di cui ancora la Calabria non è dotata, ha carattere consultivo di monitoraggio delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle discriminazioni e delle situazioni di mobbing segnalate, di vigilanza e di stimolo per il decisore politico. L'Osservatorio, composto da professionisti operanti nel mondo giuslavoristico, sindacale e delle amministrazioni centrali e regionali, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, si pone l'obiettivo di agevolare i processi decisionali con analisi puntuali e propositive riguardanti ad ampio raggio le tematiche legate al mondo produttivo, nonché offrire un concreto supporto ai lavoratori nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza. Nella proposta normativa è previsto che l'Osservatorio entro il 31 marzo di ogni anno debba produrre al Consiglio regionale un rapporto completo sulle politiche del lavoro nella regione, focalizzando l'attenzione nello specifico sui seguenti aspetti: casi di incidenti su luoghi di lavoro, casi di discriminazione e di mobbing sui luoghi di lavoro, cause di infortunio e malattie professionali, con l'evidenziazione delle relative incidenze anche riferite ai singoli settori, i rischi, particolare ad esempio dei lavori maggiormente esposti, ed impieghi pericolosi delle sostanze altamente impattanti sulla salute, nonché sull'impiego delle tecnologie, e formulando proposte di intervento immediate di medio-lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Funzioni di Presidente dell'Osservatorio sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio regionale ad uno dei componenti dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio sono nominati ad inizio di ogni legislatura e restano in carica fino al termine della stessa. Infine, la proposta di legge, si specifica, non comporta oneri sul bilancio regionale. Ieri la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno è intervenuta nel comune di Locri a causa di un incidente sul lavoro. Un uomo, durante le operazioni di smaltimento e di riciclo della plastica, è scivolato all'interno di un compattatore carrabile rimanendo incastrato con gli arti inferiori sotto le potenti lame. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha impiegato circa un'ora per estrarre dal macchinario l'uomo, un cinquantenne dipendente di una ditta operante nell'area ionica. Proseguono senza soste gli sbarchi di migranti a Roccella Ionica. Gli arrivi tra sabato scorso ed oggi sono stati in tutto 8, per un totale di 600 persone. Gli ultimi ad arrivare sono stati 85, intercettati da una unità della Guardia Costiera di Roccella Ionica, mentre si trovavano al largo a bordo di una barca a vela partita dalla Turchia 6 giorni fa. Del gruppo, composto da afghani, somali e iraniani, fanno parte anche numerosi anziani, donne e bambini. Rimaniamo al porto delle Grazie di Roccella Ionica perché questa mattina c'è stata una cerimonia, un cambio di guardia all'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Roccella, la presenza delle massime autorità civili e militari, il saluto del comandante Tommaso D'Arpino che andrà a ricoprire un nuovo prestigioso incarico. Era sul posto Giuseppe Mazzaferro.
avvicendamento al comando all'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica. Questa mattina lascia il comandante, il tenente di vascello Tommaso D'Arpino, per andare al comando generale, un nuovo prestigioso incarico che riguarderà la sicurezza sulla navigazione. Ecco, dopo 2 anni esatti, comandante, lei lascia il comando della capitaneria di porto di Roccella Ionica, che comprende anche il porto delle Grazie, una struttura che sappiamo essere, possiamo dire così, dogana anche di tantissimi sbarchi che sono stati fronteggiati con il relativo soccorso che voi avete diciamo prontamente effettuato in mare, una struttura che in questi mesi è stata messa a dura prova. Sì, il bilancio è di 94 operazioni di ricerca e soccorso che sono state effettuate in questi 2 anni a favore soprattutto di migranti irregolari, e in questi 2 anni di comando sono giunti nel porto di Roccella Ionica e comunque in tutto il territorio di giurisdizione, anche mediante sbarchi autonomi, più di 10.000 migranti. E ovviamente noi abbiamo operato all'interno dell'area SAR di giurisdizione, area di ricerca e soccorso dell'Italia, e interveniamo per ovviamente richieste di soccorso che in questi 2 anni sono state numerose. Ecco, numerosi interventi di salvataggio, una squadra che si è, diciamo così, rinfoltita, possiamo dire, anche nel tempo. Altre motovedette sono giunte un po' da diverse parti d'Italia per fronteggiare quello che dicevamo che è una vera e propria emergenza. Voi come capitaneria di porto e come appunto militari, spesso anche a rischio dell'incolumità, andate a salvare barconi in avaria con situazioni difficilissime. Ecco, cosa lascerà questo comando dentro, tenendo conto anche dei momenti difficili che si sono vissuti? Beh, sicuramente lascio questo comando con tante emozioni e dovere di ringraziare tutti i miei uomini, tutti i miei equipaggi, perché indistintamente ognuno di loro mi ha supportato e ha dato tanto, veramente tanto, a tutto l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica. E abbiamo degli equipaggi che sono estremamente fantastici, mi permetto di dire, intervengono in qualsiasi condizione di mare, ovviamente per, come dicevo prima, per prestare soccorso a chi in quel momento è in pericolo di vita. Andrà a Roma al comando generale per un prestigioso incarico. Vogliamo raccontare, ovviamente non nei dettagli perché poi sappiamo verranno delineato dopo il profilo, che cosa andrà a fare? Sì, sono stato trasferito al comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che si trova a Roma, e lì ricoprirò un incarico al 6° reparto, che è il reparto che si occupa di sicurezza della navigazione. Quindi tornerò un po' al mio iter precedente, l'impiego che avevo precedentemente. Quindi il reparto si occupa di sicurezza della navigazione, di emanazione delle circolari che riguardano sicurezza di navi mercantili e di unità da traffico e da pesca nazionali. Comandante, una domanda finale personale: che cosa le lascia questa terra? Lei non è calabrese, ma ha vissuto intensamente questi 2 anni in Calabria e nella Locride. Era come se l'aspettava? Che cos'è che l'ha sorpresa e cosa lascia? Allora, questa è una domanda abbastanza difficile. Comunque ciò che ricorderò della Calabria è l'accoglienza, un popolo veramente accogliente che mi ha saputo accogliere in qualsiasi condizione, e soprattutto ringrazio tutte le istituzioni, gli enti che ci hanno supportato, e la collaborazione istituzionale che c'è sempre stata e spero sempre ci sarà con l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica. Verrà ora pronunciata la formula di riconoscimento per l'assunzione del comando. Sottufficiali, graduati, truppa, in nome del Capo dello Stato. Riconoscerete voi il tenente di vascello Daniele Ticconi quale capo del circondario marittimo e comandante del porto di Roccella Ionica. E
andiamo a conoscere il nuovo comandante, il tenente di vascello Daniele Ticconi, che appunto dirigerà l'ufficio circondariale marittimo di Roccella Ionica, che come sapete comprende l'intera fascia della Locride e il porto delle Grazie. Intanto lei viene da Pozzallo, lavorativamente parlando, e questo di Roccella Ionica è il suo primo comando, la prima volta in Calabria naturalmente. Sì, primo comando, non prima volta in Calabria, perché avevo avuto una breve esperienza durante gli anni dell'Accademia Gioia Tauro, quindi uno stop and go, conosco leggermente la realtà calabra, non nascondo sicuramente l'emozione e la voglia di fare bene, di seguire il solco lasciato dal mio predecessore, di cui ho sentito molto ben parlare, e nulla, cosa dire se non mettersi a completa disposizione delle istituzioni e dei cittadini per fare al meglio il nostro lavoro. Senta, lei ha sentito parlare di Roccella sicuramente, se non direttamente dai giornali e dalla stampa nazionale, per gli sbarchi, è un porto conosciuto per questo motivo. Ecco, un lavoro importante quello del soccorso in mare, che sappiamo che è uno dei principali compiti della Capitaneria di Porto, un lavoro incessante in questi giorni, quindi chiaramente sarà di doppia responsabilità assumerlo in un momento così particolare. Sì, un lavoro sicuramente importante quello della ricerca e soccorso in mare, che è il primo compito istituzionale del nostro corpo. La maglia SAR prevede l'impiego delle motovedette di Roccella anche a lunga distanza dalla costa, ma sicuramente non è l'unico compito. Molto importanti sono i servizi di controllo pesca, di attività di polizia ambientale e gli altri servizi di istituto che, come ho detto, possiamo adempiere al meglio soltanto nella sinergia con le istituzioni locali. Nessun nuovo decesso e contagio in calo. Come ogni giorno passiamo ai numeri del coronavirus, sono 689 casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 742 con 4.699 tamponi eseguiti e il tasso di positività che scende al 14.66% dal 15.74%. Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, più 2 e sono ora 7. Andiamo a Locri perché c'è un caso all'ospedale di Locri, un caso ortopedia, primario convinto a rinunciare, e questo è il dubbio. Giallo sulle inaspettate dimissioni dall'incarico di primario del reparto di ortopedia. Ascoltiamo Nicodemo Barilaro. È giallo sulle inaspettate dimissioni dall'incarico di primario del reparto di ortopedia dell'ospedale di Locri, che continua a rimanere senza una guida stabile e nonostante lo scorso agosto sia stato finalmente espletato il concorso bandito addirittura nel lontanissimo novembre 2016, rimasto quindi stand by per circa 6 anni e concluso lo scorso 27 luglio con la proclamazione del vincitore, un medico proveniente dal nosocomio di Polistena. Insomma, sebbene il concorso si sia concluso con un regolare vincitore, lo strategico reparto ospedaliero continua ad essere guidato dal reggente facente funzioni Guido Zavettieri. Il dottore in questione avrebbe dovuto prendere servizio il 5 settembre, ma questo fino a ieri non era avvenuto. Secondo quanto va emergendo, il vincitore del concorso, cui è stato conferito incarico quinquennale, avrebbe accettato, ma poi all'improvviso avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico. Le reali motivazioni di queste improvvise dimissioni al momento non si conoscono, ma secondo quanto si vocifera in corsia, ci sarebbero state non meglio precisate azioni miranti a scoraggiare il neoprimario a guidare il reparto. Ma chi giova che l'ortopedia di Locri, già in forte criticità a causa della riduzione dell'organico ultra ridotto, solo 4 medici specialisti, continua a restare senza una guida stabile e sicura? L'atmosfera nel reparto sta diventando preoccupante, anche perché al momento non si conoscono le reali motivazioni che stanno dietro queste improvvise ed inaspettate dimissioni. Anche per questo l'auspicio che molti formulano è quello che la commissaria straordinaria che guida l'ASP Regina Lucia Di Furia avvii le opportune verifiche per accertare le reali motivazioni che hanno spinto il neoprimario, dopo aver partecipato al concorso per ortopedia, averlo vinto e ricevuto l'incarico quinquennale, che avrebbe anche accettato a rinunciare a quel prestigioso ruolo. E sembra che sulla vicenda i carabinieri abbiano aperto un fascicolo.
Andiamo a San Giovanni in Fiore. Il depuratore comunale, situato nel quartiere Olivaro, è stato dissequestrato dal GIP di Cosenza, che ha accertato il regolare funzionamento dell'impianto e dunque deciso su recente istanza del municipio. Lo rende noto un comunicato stampa del comune di San Giovanni in Fiore. Il sequestro dello stesso depuratore, prosegue il comunicato, era stato ordinato a seguito di un esposto del sindaco all'autorità giudiziaria. Poi l'amministrazione comunale ha sostituito la ditta che gestiva il depuratore e disposto di adeguare le pompe di sollevamento dell'impianto. Da San Giovanni Fiore a Catanzaro, perché ho accettato, dopo una lunga riflessione, la candidatura alla presidenza della provincia di Catanzaro. A parlare è fiorita, è stata, come si può immaginare, continua, una decisione sofferta e non facile. Solo 3 mesi fa sono stato eletto sindaco della mia città, impegnandomi con i miei concittadini a portare avanti per 5 anni una profonda opera di rinnovamento. Non era nei miei programmi una candidatura alla presidenza della provincia, anche perché ci sono molti sindaci ben degni di ricoprire in questo delicato ruolo, continua il sindaco. Da Catanzaro a Reggio Calabria, mi sono recato presso gli uffici di ANAS per avere maggiori informazioni rispetto alla già avvenuta chiusura di alcuni tratti e alla possibile chiusura di altri accessi alla superstrada in zona sud di Reggio, considerati abusivi o non regolari dai tecnici responsabili della viabilità. Capisco le scelte di ANAS, ma così si rischia di congestionare completamente il traffico compreso tra gli vincoli di Arangea e San Gregorio. Bisogna capire come meglio intervenire per evitare gravi disagi a tutta la comunità. A parlare è Antonino Maiolino, consigliere comunale di Forza Italia, facendosi portavoce dei malumori di centinaia di residenti delle zone interessate da queste importanti arterie. Andiamo adesso a Vivongi, provincia quindi Reggio Calabria, consiglio comunale straordinario per affido incomodato del campo sportivo alla Metro City. A difficoltà la neosquadra appena promossa in promozione a usufruire appunto del proprio campo sportivo e si affida alla Metro City, ma non è l'unico punto sviluppato nell'ultimo consiglio comunale. Andiamo. Consiglio comunale straordinario e urgente, quello che tra poco si celebrerà qui a Vivongi nella Sala San Nicola, in cui ci sono alcuni punti interessanti all'ordine del giorno, tra cui quello del comodato del campo sportivo di Vivongi, visto che il Vivongi Calcio quest'anno milita, è stata promossa nella promozione calabrese. Noi facciamo alla città metropolitana una manifestazione di interesse per affidare il campo sportivo alla città metropolitana, vogliamo per 20-30 anni, e con determinate clausole, perché noi il campo poi ne soffriremo noi. Uno si può chiedere perché facciamo questo, per un semplice motivo, perché noi non possiamo accedere come comune al credito sportivo. La città metropolitana può accedere al credito sportivo e ci sono buone possibilità di finanziamento. Se sarà finanziato dovremmo avere un campo anche in sintetico, quindi perché il credito sportivo i fondi ce li ha e quindi... Una buona notizia per questi sportivi che stanno seguendo da tempo la squadra. Altro punto interessante è l'accordo con il Dipartimento del Patrimonio Architettonico di Reggio Calabria. Accordo di intesa con il Dipartimento Urbanistica dell'Università della Calabria e praticamente è un protocollo di intesa con... perché sono interessati allo sviluppo, diciamo, dei comuni, di quelle che sono le priorità che ha un comune oppure le tradizioni che ha un comune, per esempio l'attività culturale, il centro del comune collegati con la viticoltura, quindi è un'attività promozionale che svolge l'Università della Calabria, alla quale noi abbiamo aderito perché è a costo zero. In apertura del Consiglio Comunale il Sindaco Valenti ha voluto esprimere solidarietà al Vice Sindaco Giorgio Metastasio per la nota vicenda successa in occasione della Sagra del Tartufo tenutasi in Piazza del Popolo. Come ben sapete c'è stato un attacco nei confronti sia dell'amministrazione ma principalmente dico nei confronti del nostro vice sindaco Metastasio, è stato attaccato sul piano personale ed è stato attaccato in maniera grave, lesiva, e questo chiaramente ha creato una notevole turbativa nel nostro vice sindaco
e l'attacco oltre al vice sindaco è un attacco contro l'amministrazione. E anche perché noi abbiamo fatto un manifesto, io brevemente voglio dire questo, noi abbiamo voluto reagire con un manifesto perché vogliamo con la gente, noi vogliamo dialogare, confrontarci. Vorrei ricordare al sindaco che il sottoscritto viene considerato a Biologia praticamente squallido e mi viene detto da tutti i biologesi che faccio parte della maggioranza, che non ho spina dorsale e che sono un baccalà politico. Politicamente parlando, tutti possono dire qualcosa di noi, sia noi della minoranza, io sono una vittima, perché si dice che sono della maggioranza, si dicono tante cose, ma non ho mai denunciato in Consiglio Comunale queste cose, perché noi, io almeno da 25 anni, ho presentato la lista per evitare che il Comune sia a guida monocolore. Penso che questa popolazione merita un'azione di riqualificazione da parte dell'amministrazione, non di litigio. Ce n'è bisogno di litigare con chi ci stuzzica. Abbiamo detto che questa deve essere l'amministrazione che crea serenità e pace e rapporti interpersonali qualificati con i cittadini. Noi dobbiamo agire con la rieducazione politica, e se ci troviamo in queste condizioni è perché abbiamo vissuto 25 anni di regime. Anche se non condivido tante cose che ha detto il consigliere Lombardo, però ci vogliono gli atteggiamenti, e questo Consiglio Comunale, l'abbiamo rilevato alcune volte, i membri del Consiglio Comunale non hanno un atteggiamento serio, soprattutto la cosa di questo fatto dell'architetto Metastasio si è rivelato la pochezza della politica che si esercita in questo Consiglio, perché la coda è stata veramente scorretta, scostumata, così come è stato detto in quel manifesto che abbiamo affisso. Quindi io invito i consiglieri comunali non solo a esprimere a parola l'atteggiamento di solidarietà, ma avere un comportamento corretto da consiglieri comunali e da persone mature, perché non è possibile che ogni volta succedano le stesse cose. A parole si dice una cosa, nei fatti succede l'esatto contrario. È stata dura sia sotto il profilo personale, familiare, ma anche sotto il profilo di carattere politico e amministrativo. È stato attaccato il vice sindaco, ma è stato attaccato principalmente Giorgio Metastasio, che forse tutto meritava tranne questo atteggiamento di indegno di epiteti o quantomeno di espressioni che non mi appartengono. Il prossimo 13 settembre si terrà a Roccella Ionica il congresso regionale UIL alla presenza del segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri. Abbiamo ascoltato il segretario regionale Santo Biondo, che ha spiegato i motivi della scelta territoriale della Locride. Giuseppe Mazzaferro. Il 13 settembre saremo a Roccella. Concludiamo la nostra fase congressuale in Calabria, durata 4 mesi, con il congresso regionale che abbiamo voluto a Roccella. Intanto perché c'è questa vertenza Calabria che abbiamo inaugurato negli scorsi mesi con il sostegno dei segretari generali di UIL, CGIL e CISL, con il sostegno da parte della Regione Calabria, del Presidente del Consiglio regionale. Questa deve diventare motivo di rivendicazione da parte del sindacato calabrese nazionale nei confronti del Governo nazionale. C'è il tema della 106 che appartiene alla vertenza Calabria, è uno dei punti importanti su cui abbiamo posto l'attenzione nella piazza anche del 26 di luglio 2021 a Siderno. Poi perché Roccella? Perché fa parte di una Ionica che all'interno di una Calabria che soffre è la parte che soffre di più di altri, quindi una solidarietà regionale verso un territorio che ha grandi potenzialità ma grandi problemi rispetto ai problemi generali della nostra regione. Però Roccella è anche un esempio di buona amministrazione, che ce ne sono tante in Calabria, e quindi vogliamo anche dirlo: la Calabria non è
soltanto come qualcuno la vuole rappresentare. Ci sono problemi, ci sono difficoltà, ma ci sono grandi opportunità e c'è gente, persone che si mettono a lavorare, amministratori, forze sociali, forze sindacali, il mondo dell'associazionismo, una cittadinanza che vuole reagire, vuole essere resiliente rispetto al momento che si sta affrontando. E sul tema umanitario il 12 saremo qui al Porto delle Grazie per dire che il tema dell'immigrazione è un tema epocale, non può essere affrontato con i respingimenti, bisogna soccorrere in mare queste persone perché hanno storie, famiglie che scappano dalle guerre, carestie, dalle persecuzioni. Chiaramente è un lavoro che non può assolutamente gravare soltanto sulle amministrazioni, sulla generosità dei cittadini e sulla generosità del mondo dell'associazionismo. Lo vogliamo dire insieme al nostro segretario generale Pierpaolo Bombardieri che sarà in Calabria con noi. Questo tema è un tema europeo, ma quantomeno il governo nazionale deve dare una mano alle amministrazioni comunali per affrontarlo. Quindi saranno due giorni importanti, saranno due giorni in cui la Calabria vuole mettere al centro, la UIL Calabria vuole mettere al centro del dibattito regionale e nazionale il tema di una Calabria e un Mezzogiorno che hanno le potenzialità, le forze nelle difficoltà per potersi riprendere. Una risalita che però ha bisogno anche di politiche nazionali che diano una mano al Mezzogiorno, alla Calabria e alla parte ionica calabrese. Sono 54 gli avvisi di conclusione indagini emessi alla Procura di Catanzaro nell'ambito di un'indagine condotta dalla Digos della Questura del capoluogo calabrese nel 2020, in pieno periodo pandemico, a seguito di manifestazioni e cortei non preavvisati promossi da un movimento denominato Né Destra Né Sinistra Giustizia Sociale Avanti Catanzaro. I reati contestati a vario titolo sono quelli di aver promosso in concorso delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza dare preventivo avviso al questore. Siderno adesso si sono conclusi ieri i festeggiamenti in onore della patrona della città, Maria Santissima di Porto Salvo. La città di Siderno ha confermato il suo grande attaccamento e la sua devozione con una grande partecipazione di fedeli. Presente il Vescovo Monsignor Oliva che ha celebrato con tutto il clero cittadino la funzione religiosa. Maria Teresa Criniti. Si sono conclusi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo a Siderno. Un ricco programma di festeggiamenti, come ha detto il sindaco Fragomeni ieri durante la cerimonia del cero votivo, dedicato alla ripresa e al rilancio della vita sociale e culturale della città sidernese, dopo quasi 3 anni di assenza delle cerimonie civili e religiose a causa della pandemia. Si concludono la festa della nostra patrona Santissima Maria di Porto Salvo e come di consueto per fortuna dopo questi bui anni, lunghi 2 anni di stop per quanto riguarda gli eventi civili, riprendiamo in sintonia l'evento civile con l'evento religioso e quindi come amministrazione offriamo il cero votivo alla Madonna, alla nostra patrona, con questa breve processione che terminerà appunto in chiesa con il saluto con il nostro Vescovo, Sua Eccellenza il Vescovo Oliva. Sono stati dei giorni intensi soprattutto perché la comunità sidernese è fortemente attaccata alla patrona di Santa Maria di Porto Salvo e ha riscoperto anche la bellezza della sua fiera, che è stato veramente uno sforzo corale riuscire ad organizzarla appunto dopo 2 anni di stop con tutte le norme di sicurezza e di ordine pubblico ha veramente comportato un grosso sforzo, ma credo che sia andata veramente, veramente bene. La cerimonia è stata officiata da Monsignor Francesco Oliva, in collaborazione con tutto il clero della città. Prima della cerimonia religiosa c'è stata l'appendice del corteo con il cero votivo partito dal Palazzo Municipale con in testa il primo cittadino e gli amministratori comunali che, preceduti dalla banda cittadina, ha percorso tutto il corso della Repubblica per raggiungere la chiesa di Maria Santissima di Porto Salvo, dove il sindaco, come da tradizione, ha acceso il cero. Alla cerimonia erano presenti le autorità militari, quelli civili, oltre ai vari rappresentanti delle associazioni locali. Ieri è stata quindi la giornata clou dei festeggiamenti, dopo un autentico bagno di folla che ha caratterizzato mercoledì, giorno della vigilia, la processione a mare,
Festa continuata poi ieri nel pomeriggio con la processione della Madonna per le vie della città. In serata poi le tante manifestazioni civili che hanno caratterizzato i 6 giorni di festa, con la fiera sidernese da sempre attrazione di migliaia di cittadini della fascia ionica reggina e tantissimi giovani attratti dalle luci e dal divertimento del Luna Park. A chiudere i 6 giorni di festa poi il concerto delle Vibrazioni. È un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così, rimango così, e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto, che tutto basta che qualcuno mi risponda adesso. Dov'è, 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 dov'è? Mi chiedo dov'è quel giorno che mi spiegherai il cielo rosso, l'orizzonte, l'odio. Ci fermiamo per alcuni suggerimenti commerciali dalla regia. Altri festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo, ma ci spostiamo a Marina di Gioia Tauro. Andiamo a vedere le immagini e sentiamo i particolari di questa nuova celebrazione. Una grande emozione, dopo 2 anni finalmente ci si può di nuovo fare questa processione a mare dai gioitani, molto sentita. Sicuramente, intanto diciamo che siamo alla soglia dei 3 anni e non 2. Quindi dopo tutta la pandemia, con tutti i problemi che ha recato al mondo intero, figuriamoci a noi che siamo al sud, è ancora peggio. Però non era scontato che quest'anno noi riuscivamo a fare, anche se non è moltissimo, quel poco che facciamo. Lo facciamo per tutte le energie che abbiamo, con tutti i giovani che sono assieme a noi, i portatori della vara, il comitato e tutte le figure che magari sono delle figure che non si conoscono, comunque per questa manifestazione tutti collaborano con noi. Noi non sappiamo come ringraziare tutte le persone, perché noi li facciamo partecipe, perché questa festa è una festa che noi organizziamo, ma è una festa del popolo, è una festa popolare. Bene, siamo con Don Gianni, adesso il rientro della statua, dell'effigie della Madonna di Porto Salvo, che ha portato tanto gioia, tanta emozione per le vie del paese, ma anche per le vie con la processione via mare. Sì, sì, è vero, veramente, dopo gli anni della pandemia, veramente c'è stata una risposta corale del popolo, di tutta la piana e della regione Calabria. Siamo contenti perché la Madonna ci ha aiutati e lei ha preparato insieme a noi questo giorno meraviglioso. Ci voleva questa felicità. Ci voleva per darci speranza, slancio, per metterci subito in moto, tirare fuori le energie, le capacità, perché ci eravamo assopiti con questa pandemia. E la Madonna ci ha dato tanta forza, prima di tutto il Signore, poi la Vergine Maria. Non ci ha lasciati soli, ci ha spronato e noi abbiamo risposto a lei come lei ha risposto a Dio. E grazie anche a voi per il vostro meraviglioso servizio e le vostre clip che sono veramente meravigliose e che le mandate. Un grazie lo dico sempre ai portatori che sono veramente, e alle forze dell'ordine che hanno collaborato e noi insieme a loro. Sì, tutto è andato bene. Grazie, però fate protagonisti i portatori, meglio chiamate. Facciamole venire i nostri microfoni. Adesso si sono avvicinati i portatori, giustamente prima erano impegnati. Lei ha portato la statua. Ho portato la statua, la porto da adesso buoni 7-8 anni, ma la cosa che oggi voglio ringraziare con tanta emozione, oltre al nostro parroco Don Giovanni Gentile, che con amore, stima verso di noi ed eleganza tutti gli anni, anche periodi di Covid che ci hanno fermato, ha cercato sempre, sempre di portare la statua fuori, ma non solo la statua, di portare la via della fede attraverso la nostra Vergine Madre Maria nelle nostre strade di Gioia Tauro. Ho il messaggio da giovane che mando a tutti i ragazzi, non solo della Marina ma anche del nostro paese, di avvicinarsi, di far parte di questo progetto e di crescere insieme a noi, perché io oggi sono qua grazie ai miei predecessori che sono alla mia sinistra, che da sempre, anche a piccoli passi, ogni anno hanno cercato di far crescere questa festa, ma farla crescere non a livello concreto, a livello astratto, solo hanno fatto crescere la fede. Quelle bandierine non sono solo un simbolo, ma solo la via della pace, la via della fede, quello che io oggi spero arriverà nel mondo, non solo nelle porte di Gioia Tauro. Ce ne vuole tanto. Spero solo questo. Grazie. Grazie a voi. Andiamo a sentire un altro portatore. Buonasera a tutti. L'emozione. L'emozione è davvero tanta. Noi abbiamo
abbandonato il lavoro con piacere per questa grande festa, per ritornare nella nostra casa e ringraziare la nostra Madonna per averci portato tanta gioia e serenità, che purtroppo con questi 2 anni di pandemia sono andati via e sappiamo benissimo. Vorremmo ringraziare il nostro parroco che è riuscito anche a farci stare insieme, a riunire nuovamente la famiglia, nonostante i vari problemi che ci possono essere in ogni famiglia nelle nostre città e nel nostro piccolo. Un grazie anche a voi che ogni anno ci venite a trovare e vi ringraziamo davvero di cuore per aver portato nelle nostre case la gioia e ricordiamo nuovamente di venire di nuovo in chiesa e di riportare la fede nelle nostre case, che quella è l'unica arma vincente per andare avanti e per sconfiggere il male in questo mondo. Bene, bene, grazie. Sentiamo un altro giovane portatore. Da quanto tempo? Questo è il primo anno. Ah, questo è il primo anno, quindi no, sono un novizio. Ha avuto veramente, si può dire, il battezzo allora oggi. Questa com'è andata? È un'emozione indescrivibile, è stato un insieme di organizzazione, di fede. Comincia, dopo 2 anni di fermo, questa manifestazione, questa festa religiosa era sentita, attesa e tanto desiderata da parte della nostra comunità. Lo dimostra anche la larga partecipazione popolare, non solo gioiese ma anche di cittadini che provengono da fuori città. Ma ora la processione per le vie del paese, ma poi ci sarà anche un tratto per via mare o sì, quest'anno? C'è la processione qui nel quartiere cittadino e poi ci sarà la processione a mare con la barca, come si è sempre fatto nel passato. Quindi c'è sempre tanta partecipazione e tanta attesa, ma come mai? Questa è una festa molto sentita, molto partecipata da tutti i fedeli. È una città legata al mare, quindi a tutto ciò che rappresenta il mare per il nostro passato, per il presente, ma anche per il futuro. Grande successo, andiamo adesso ad Altomonte per il terzo slalom città di Altomonte. Sentiremo anche Michele Puglisi, tra gli altri, il campione assoluto di questa competizione. E Michele Puglisi, il vincitore assoluto del terzo slalom città di Altomonte, gara automobilistica quest'anno unica di Coppa Italia in provincia di Cosenza e giro di boa per lo Challenge Slalom Calabria 2022, nonché Coppa di zona AC Sport. La manifestazione, perfettamente riuscita e senza registrare incidenti, risulta la gara slalom più partecipata, che ha contato ben 109 iscritti e la presenza di 2 donne. È un'ottima gara, organizzata nel migliore dei modi, percorso davvero molto, molto bello, veloce, che da subito si è adattata alla nostra macchina. Per noi questa era una gara a test dove abbiamo, diciamo, provato alcune soluzioni che vedremo se ci porteranno cose positive lungo il percorso del campionato italiano, dove al momento ci troviamo in seconda posizione e speriamo di poter lottare nelle ultime 4 gare. Non ci sono stati inconvenienti neanche sul percorso, nemmeno un incidente, mi piace ribadirlo, quindi percorso reso sicuro dall'ottimo lavoro che si è svolto in sinergia con l'amministrazione provinciale, sicuramente grosso supporto da parte dell'amministrazione comunale di Altomonte. Rimaniamo ad Altomonte, andiamo ad un'altra manifestazione, Women Jazz and Wine, vino e jazz in cantina. Si è svolto qualche giorno fa l'evento, è arrivato in una location di grande fascino come il Castello di Serra Giumenta, azienda che sorge nel territorio comunale di Altomonte, caratterizzata da una produzione vitivinicola che si basa su vitigni che riflettono la varietà del territorio e lo raccontano. Continuiamo a raccontare anche l'evento nella sua interazione in questo servizio. Woman, Jazz and Wine, vino e jazz in cantina, è arrivato mercoledì 7 settembre l'evento Woman, Jazz and Wine in una location di grande fascino come il Castello di Serra Giumenta, azienda che sorge nel territorio comunale di Altomonte, provincia di Cosenza, caratterizzata da una produzione vitivinicola che si basa su vitigni che riflettono la varietà del territorio e lo raccontano. Diciamo che la nostra filosofia è quella di far entrare i turisti e i nostri ospiti nell'attività agricola dell'azienda, perché crediamo molto nell'interazione tra turismo, ospiti, ospitalità e attività agricole. Ne facciamo un nostro credo.
Cosa realizzate? Che vini realizzate? Noi facciamo dei vini del territorio, quindi i nostri vini principali sono un Magliocco, un rosato di Magliocco sia fermo che in bolle, una Malvasia, un Cabernet anche e un Syrah. Vini del territorio prevalentemente monovitigni. È stata di scena la cantante Joyce Ewill, applaudita tra l'altro al fianco di Randy Crawford, Ronan Keating, Didi Bridgewater, Gloria Gaynor e Donna Summer, dando prova della sua strepitosa potenza vocale e della sua grande sensibilità interpretativa, a capo di un formidabile quartetto con cui ha passato in rassegna brani della tradizione gospel, oltre a brani più propriamente soul, blues e del jazz. Sì, io direi che è una bella cosa e c'è tanta natura qua, è un posto bellissimo. Sono molto contenta di partecipare in questo evento, in questo mini festival. Sono molto onorata perché ho visto anche le altre donne che sono partecipanti e quindi mi sento proprio onoratissima, davvero. Cos'è la musica jazz? La musica jazz, la musica jazz è una musica, ognuno ha la sua interpretazione della musica jazz. Ci sono tantissimi tipi di jazz, c'è fusion, c'è jazz, c'è jazz moderno, ci sono tanti tipi di jazz, è soltanto una questione di gusto. A me piace tutti i tipi di musica in generale, ma mi sono molto affezionata alla musica jazz perché l'ho sempre ascoltato. Io vengo da una famiglia dalla parte di mia madre, i musicisti, e che suonavano quasi tutti strumenti. Purtroppo io non suono più niente, comunque io ho imparato, diciamo, la musica jazz nel nucleo della mia famiglia. Ti è capitato mai in Calabria di bere qualche vino e magari ti è piaciuto? O se andiamo nel territorio nazionale, qual è il tuo vino preferito? A me piace vino, non sono proprio uno che beve vino più di tanto. Di solito bevo vino, diciamo, durante la cena, così. Io devo essere molto sincera, io abito vicino Franciacorta, lì più in Lombardia, ma comunque ho provato qualche vino qua che è molto buono, non mi ricordo il nome, e in questo periodo io sono proprio evitato, devo evitare assolutamente il vino per motivi di salute. Comunque da quello che ho assaggiato, buonissimo, diciamo, molto buono. Andiamo ad un'altra festa che però ancora ha da svilupparsi. Domenica 11 settembre, esattamente nella frazione Junchi di Marina di Gioiosa Ionica, si svolgerà la 114esima edizione della Festa della Madonna della Consolazione. La costruzione Tempietto risale all'anno 1863. Ascoltiamo il componente del Comitato Festa, così ci dice un po' tutti i particolari, quello che ci aspetta domenica, Giuseppe Parrelli. Partimo di casa con tanta allegria, ova arrivamo Regina Maria, stiamo venendo.
Duku devozioni, viva Maria consolazioni. Siamo alla 114esima festa della Madonna della Consolazione. Gli appuntamenti di questa settimana sono la vigilia della festa sabato, sempre alle ore 17.30 il rosario, alle ore 18 la Santa Messa e poi la sera alle ore 22 con la storica veglia di preghiera alla Madonna fino alle ore 24, così da raccogliere un momento di riflessione a Maria cantando cantando inni dialettali, pregando e poi con i ragazzi qua della contrada suoneremo e canteremo fino a notte fonda qui davanti alla chiesa. Poi invece domenica 11 settembre con il tradizionale solenne giorno di festa, alle 17 ci sarà il Santo Rosario, poi alle 17.30 la statua della Madonna verrà portata in processione verso il palco e poi alle ore 18 sul palco ci sarà la Santa Messa solenne. Al termine della Santa Messa ci sarà la processione per le vie della contrada. Al rientro in chiesa ci sarà il meraviglioso volo delle lanterne luminose e poi ci sarà un inno dialettale cantato da un giovane della parrocchia alla Madonna della Consolazione e inoltre domenica ci saranno e sfileranno per tutto il giorno qui nelle vie della contrada gli storici ormai zampognari. I zampognari sono un simbolo storico appunto di questa festa perché gli anziani di tanti anni fa volevano che questa festa ci fossero appunto gli zampognari a suonare e cantare la nostra Madonnina, proprio perché la zampogna è uno strumento antico, uno strumento emozionante e dato che qua siamo in una contrada un po' piccolina di 85 abitanti, diciamo ci sembra tuttora ogni anno mantenere appunto le tradizioni di una volta. Poi la sera ci sarà il concerto dei Gioia Popolare, al termine ci sarà la riffa dei premi e poi concluderanno i festeggiamenti il grandioso spettacolo di fuochi pirotecnici. Ogni sera quando entro ad aprire la chiesa, a suonare le campane per la novena, io mi fermo 2 minuti davanti alla statua e tengo un momento di riflessione per me e per lei, è un momento dove io mi trovo con lei e racconto un po' della mia vita, delle mie esperienze giornaliere e io sento sempre che lei mi ascolta e ogni giorno della mia vita lei sento che mi aiuta ad affrontare le problematiche, le gioie, i dolori e penso che finché Dio mi lascia su questa terra io dovrò essere presente ogni anno perché sento di non dover abbandonare questa mia vocazione, questa mia devozione verso questa Madonnina come non l'ho mai fatto appunto mio nonno Giuseppe Schirripa che era diciamo lo chiamavano il sindaco di Junchi come anche Vincenzo Lopresti veniva chiamato Cicci Vincenzo che loro erano diciamo i due pilastri di questa festa, di questa chiesa e di questa nostra Madonnina. Quindi diciamo voglio seguire le loro orme e cercare di fare sempre ogni anno di più, e di seguire le tradizioni e di dare il meglio di me. E quindi vi aspettiamo tutti domenica 11 settembre qui a Junchi, contrada di Marina di Gioia Saionica. Dicamo cieli venimo cantando, cercamo grazie e venimo pregando. Vi li cercamo con devozioni, viva Maria consolazioni. Si è celebrata invece nel santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio una suggestiva cerimonia per la ricorrenza del ritrovamento della statua della Madonna dello Scoglio che era stata trafugata da ignoti delinquenti nel 2002. Raffaella Silvestro.
Ha avuto luogo l'altro ieri, mercoledì 7 settembre, presso il rinomato santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, una suggestiva cerimonia in occasione della ricorrenza del ritrovamento della statua della Madonna dello Scoglio, che era stata trafugata da ignoti delinquenti nel 2002. La statua era stata così ritrovata in un terreno non troppo distante dal santuario da alcuni taglialegna nel 2015. Era stata poi la Polizia di Stato del commissariato di Siderno, assieme al coordinatore generale del santuario, il dottor Giuseppe Cavallo, a recarsi sul posto per prendere così la statua e riconsegnarla al fratel Cosimo, che all'epoca la ricevette assieme a Sua Eccellenza il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, il monsignor Francesco Oliva. Mercoledì, con una suggestiva cerimonia che ha avuto inizio alle ore 18, tutti i pellegrini convenuti hanno omaggiato così la Madonna con una rosa. Sabato, intanto, al santuario attendono i pellegrini che parteciperanno all'incontro di preghiera per i giovani, che è aperto alla partecipazione di tutti. L'orario d'inizio che è previsto per le ore 14:30. È stata informata la polizia del commissariato di Siderno, la quale si recò subito sul posto, la prese e la portò in commissariato. È rimasta lì esposta per un'intera giornata. Tanta gente andò per visitarla, pregare, mentre noi, tutta la comunità dello Scoglio, insieme al nostro vescovo, a padre Raffaele, rettore del santuario, attendevamo l'arrivo trepidanti. Ricordo quel momento in cui entrò processionalmente nel santuario, portata e accompagnata dai poliziotti. È stato quel momento per tutti un momento di grande emozione. Oggi noi, nel ricordo di quel lieto evento, ci rivolgiamo a lei come figli suoi devoti e dal profondo del nostro cuore le diciamo. Così in coda al nostro giornale, la nostra consueta agenda per altri eventi previsti per le prossime giornate in Calabria. All'11 settembre 2022, Festival Nazionale del Folcore a Piazza Vittorio Veneto a Tropea alle ore 21. 10 settembre 2022, Badolato Summer Theatre Anita Acoustic Duo Live Concert all'Anfiteatro di Villa Collina Badolato Marina a Catanzaro alle ore 21:30. 11 settembre 2022, Tropea Ritmi del Sud Cultura Confronto a Piazza Vittorio Veneto a Tropea alle ore 21. 12 settembre 2022, Pianoforte di Lucio Grimaldi al Palazzo Santa Chiara a Tropea alle ore 21:30. La nostra rubrica ora della lettura dei principali titoli di alcune testate calabresi.
Subito a dare un'occhiata alle prime pagine, iniziamo col quotidiano, edizione Calabria, caro energia, via a nuove entrate, intanto la BCE alza i tassi dello 0,75%, il governo recupera altri 6,2 miliardi per il decreto aiuti ter destinato a imprese e famiglie. Il caso cultura mafiosa pure su TikTok, frasi minacciose per Gratteri, interventi durante una diretta sui social del pentito Luigi Bonaventura, subito dopo il blitz a Cosenza, contro presunti capi e affiliati alle cosche. Poi ci tiene banco in prima pagina in tutti i quotidiani, la notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri, la morte della regina Elisabetta, aveva 96 anni, eccola in questa foto, ora Carlo salirà al trono. Politiche 2022, i principali candidati del terzo collegio uninominale per la Camera a confronto, anche oggi spazio ai candidati come sta facendo ormai da qualche giorno il quotidiano. La nuova linea dei clan sul terreno, 22 arresti e bufera sul comune di Scilla, misura per un consigliere, indagato anche il sindaco di Scilla Ciccone. Inchiesta false fatture per gli inquirenti, il direttore delle poste di Isola era a disposizione. Poi Cosenza, reset il profilo del pentito Adolfo Foggetti. Dalle varie province Catanzaro la sfida Mormile Fiorita diventa ufficiale. A Reggio feste mariane, il programma dei festeggiamenti di Maria Santissima della Consolazione, intanto ieri chiusura della festa patronale a Siderno con il concerto delle vibrazioni e la processione nel cuore della città. Intanto Vibo Comune, suolo cimiteriale alla società operaia, scoppia il caso Crotone, aeroporto in pochi alle sit-in per i voli, c'è il sindaco di Isola. A Catanzaro finte azioni per l'inclusione scolastica dei Rom, un arresto, e poi aeroporto di Reggio, in arrivo una pioggia di milioni. Lasciamo il quotidiano del sud che ritroveremo tra poco con i relativi approfondimenti, ancora temi di prima pagina, l'apertura che riserva Gazzetta del Sud, vedete, quasi dedicata quasi per intero alla morte della regina, con Elisabetta finisce un'era, Carlo nuovo sovrano sul trono d'Inghilterra dal 1952, si è spenta a Balmoral, aveva 96 anni, Regno Unito in lutto. E poi Indrine, affari, politi e politica, 22 arresti a Scilla, domina la cronaca per i temi tutti calabresi, l'operazione dei carabinieri ieri coordinati dalla DDA di Reggio contro la cosca Nasone Gaietti. Ai domiciliari il consigliere Paladino, indagati anche il sindaco Ciccone e il capo dell'ufficio tecnico. Vedete, terremoto giudiziario colpita duramente la cittadina di Scilla e l'amministrazione. Reggio Calabria, l'aeroporto pronto per i collegamenti con Torino, Venezia e Bologna. Locri, operaio precipita in un compattatore e in gravi condizioni. L'uomo è un cinquantenne di Marina di Gioiosa, ha riportato gravi ferite alle gambe ed è stato operato al GOM di Reggio Calabria. Approfondimento di questa notizia a pagina 28 tra poco. Aiuti terre, si parte da 6,2 miliardi, ora l'obiettivo è trovarne il doppio, le nuove misure per famiglie e imprese. Anche nelle filiere dei farmaci le forniture rischiano lo stop, dare priorità a un comparto essenziale. Rinvio a ottobre, tetto al prezzo del gas, l'Unione Europea ancora spaccata. Vediamo che tempo farà in Calabria nelle prossime giornate. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Il meglio è stato presentato da... Qua è Charlottem! Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre! Carpa, c'è una sorpresa! Degli occhiali pazzeschi firmati da me! info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Col tempo finisce il nostro giornale, grazie per l'attenzione, riepilogo.
Nuovi risvolti nell'operazione Nuova Linea, infiltrazioni del clan nelle stanze del municipio di Scilla. Anche il sindaco Ciccone è indagato per scambio elettorale, ai domiciliari il consigliere comunale Gigi Paladino. Depositata in Consiglio regionale una proposta di legge per istituire l'organismo. È in arrivo l'osservatorio sui luoghi di lavoro. Questa mattina cerimonia di cambio di comando all'ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Roccella Ionica, alla presenza delle massime autorità civili e militari. Il saluto del comandante Tommaso D'Arpinio, che andrà a ricoprire un nuovo prestigioso incarico. Locri, il vincitore del concorso, bandito nel 2016, pare avesse accettato l'incarico. Ospedale, c'è un caso ortopedia primario. Convinto a rinunciare? Voci su cui indagano i carabinieri, il reparto ha solo 4 medici. Pivongi, consiglio comunale straordinario per affido incomodato del campo sportivo a Metro City e altri punti. In apertura della seduta il sindaco ha espresso solidarietà alla vice sindaco per gli attacchi subiti sui social. Si sono conclusi i festeggiamenti in onore della patrona della città, Maria Santissima di Porto Salvo. La città di Siderno ha confermato il suo grande attaccamento e la sua devozione con una grande partecipazione di fedeli. Presente il vescovo Monsignor Francesco Oliva, che ha celebrato con tutto il clero cittadino la funzione religiosa.